chiami? Michele. Alessia. Soprannome? Da Silva di Squadra Antimafia. Pisella. Quanti anni hai? 37. 24. Professione? Disoccupato. Nulla per ora. Tre aggettivi per definirti? Sensibile, romantico e sognatore. Carina, simpatica, antipatica. Il tuo punto debole? Fragilità caratteriale. Con 10 milioni di euro cosa faresti? Comprerei una villa al mare. Una casa negli Stati Uniti d'America. Come ti vesti di solito? Casual. Sportivo classico. Cosa ti dicono più spesso? Che sono uno stronzo. Sei brutto e antipatico. La parolaccia che dici più spesso? Vaffanculo. Va caga. Il giorno più bello della tua vita? Quando è nato mio fratello. Quando è nato mio figlio. E quello più brutto? Quando è morto mio fratello. Ma ce ne sono troppi. Ti hanno mai picchiato? No, mai. No. Una cosa che ti rende felice? Riuscire nel fare ciò che mi metto in testa. Ottenere ciò che voglio. La prima cosa che fai al mattino? Metto i piedi a terra. Aprire gli occhi. L'ultima cosa che fai la sera? Do un bacio a lei prima di dormire. Do un bacio a lui. Cosa cambieresti del tuo corpo? Cambierei il mio naso. Le tette. Una persona che stimi? Me stesso. Io. Un coglione? Ce ne sono tanti, tantissimi. Uno stupido mongolo. Le tre cose che guardi in un uomo e in una donna? Le mani, il sorriso e i capelli. Mani, voce, gli occhi. Hai mai avuto esperienze sessuali? Sì. Sì. Una persona che ti attrae fisicamente? Lei. Lui. Hai mai tradito? Sì. Sì. Sei mai stato innamorato? Sì. Sì. E adesso? Sì, tantissimo. Sì. Cosa ti fa innamorare in una persona? Il modo di essere. Come ti prende? Il carattere. Se lei o lui tradisce, perdoni? Sì. Sì. Un sogno ricorrente. I delfini. Volare. Una figura di merda che hai fatto. Cadere davanti a 100 persone. Cadere sugli scalini sempre, mi capita. Ti depili? Ogni tanto. Sì. Hai piercing? No. Sì, gli orecchini. Hai tatuaggi? Sì, tanti. Sì. Un errore che ti riconosci? Essere troppo permaloso. Troppo buono. Hai mai rubato? No, mai. No. Sei religioso? Sì, tanto. Sì. Ultimo libro letto? Il Signore degli Anelli. L'uomo che voleva uccidermi. Mai fatta una canna? Anni fa. No, mai. Mai ubriacato? Sì. Sì, secoli fa. Bestemmi? Raramente. Una tanto. Cosa fai se un gatto nero ti attraversa la strada? Faccio di tutto per non passare dove è passato lui. Prendo un'altra. La legge è uguale per tutti? A volte sì, a volte no. No, è nata per non essere. Che animale vorresti essere? Vorrei essere un cavallo. Leone. Di cosa hai paura? Ho paura del vuoto. Le persone che ti camminano dietro. Dove vorresti vivere? Vorrei vivere in Alaska. Stati Uniti d'America. Favorevole alla guerra? Assolutamente no. No. Hai attaccato la bandiera della pace alla finestra? No. No. Cosa hai pensato l'11 settembre 2001? Che le cose stavano prendendo una brutta piega. Che stavo uscendo un casino grosso. Film preferito? Il Signore degli Anelli. Titanic. Drink preferito? Sex on the beach. Sex on the beach e Coca-Cola. Piatto preferito? Carbonara. Impiegata di cozze. Genere musicale? Pop. Un po' tutti. Vai in discoteca? No, mai, odio. No. Di solito compri le cianfrusaglie dei marocchini? Sì. Preferisco i cinesi. Un piatto che ti disgusta? Pasta con le zucchine. Pasta e ceci. Ti piace il minestrone? No. Sì, ma frullato. Per cosa ti batteresti fino al rischio della vita? Per la pace nel mondo. Per la persona che amo. La violenza serve a risolvere i problemi? No, mai. No.
Ritieni l'Occidente superiore alle altre civiltà del mondo? Assolutamente no. Ni. Meglio grassi o magri? Una via di mezzo. Magri. Ti potresti innamorare di una persona che non ti piace fisicamente? No, non credo. Boh, potrebbe. Ti piace disegnare? Sì, tanto. No, per niente. Cosa ti infastidisce più al mondo? L'arroganza e la prepotenza. L'ipocrisia. Chi è il tuo regista preferito? Steven Spielberg. Dall'Argento, italiano. In vacanza, dove e con chi? Alle Hawaii con lei. Stati Uniti d'America con lui. Invidi qualcuno? Sì, qualcuno. No. Hai mai fatto a botte? No, mai. No. Cosa ti piace fare nel tempo libero se rimani in casa? Giocare a videogames. Ascoltare musica e leggere. E se esci? Andare a correre, allenarmi all'aria aperta. Palestra e fare shopping. Frase preferita? The best is yet to come. Go in fearless, vivi senza paura. Il tuo scrittore preferito? Tolkien. Massimo Bisotti. Poseresti mai nudo o nuda per una rivista? Sì. Sì, se pagano bene, sì. Hai mai odiato qualcuno? Sì. Sì, troppa gente. Se potessi far scomparire qualcuno con uno schiocco delle dita, chi faresti scomparire? Alcuni ex parenti. È la stessa gente che odiavo. Il tuo sogno più grande? Quello di volare. Una villa americana negli Stati Uniti d'America. Convivenza o matrimonio? Entrambi. Entrambi. Gli uomini e le donne, quanto sono diversi? Tanto diversi quanto uguali. Troppo diversi. Ti piacciono gli animali? Sì, tanto. Sì. Caccia, sei contro o a favore? Assolutamente contro. E la carne serve, quindi provo. Il tuo sogno erotico più hard? Fare l'amore a riva di mare. Scuola e sanità, pubbliche o private? Assolutamente pubbliche. Pubbliche. Che squadra di calcio tifi? Napoli. Juventus. Cosa ti rifaresti dal chirurgo plastico? Assolutamente il naso. Le tette. Credi nella superiorità della razza bianca? No. Sì. Credi alla magia e al paranormale? Credo al paranormale, ma non alla magia. Sì, credo in entrambi, ora amo la magia. Gli alieni esistono? Sì, gli alieni esistono. Sì. Credi alla pari opportunità tra i sessi? Sì. Sì, ma non ci sto. Ti piaci? Abbastanza. Per niente. Vodafone, Team Win, quale preferisci? Iliad. Vodafone a casa che era sul cellulare. Da 1 a 10, quanto contano per te? Soldi? 10. 10. Amici? 8. 7. Essere alla moda? 5. 5. Che cellulare hai? Samsung. iPhone. Cosa bisogna avere nella vita? Culo. Palle. Cosa non bisogna avere nella vita? Paura. Sì, paura. Timore. Cosa non faresti neanche per 10 milioni di euro? Scorreggiare in pubblico. Buttarmi giù da un palazzo. Cosa ne pensi di quelli che vanno a puttane? Sono degli stronzi. È quello che devo fare, facoltà di non rispondere. Quelli che si drogano? Come prima. No comment. Come ti immagini tra 20 anni? Con la barba lunga e bianca. Sistemato, realizzato. Hai mai pensato al suicidio? Sì, tante volte. Uff, mamma delle volte. C'è vita dopo la morte? Sì. Non lo so, quando muoio te lo dico. Come vorresti morire? Facendo l'amore. Dormendo.